Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Dangerisk, io sono Rob e oggi parliamo di quanto si è detto all'interno del podcast con Nikita relativamente ad Escape from Tarkov. Affronteremo i punti salienti della conversazione che c'è stata nella live insieme a Veritas. Prima di iniziare questo video come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto. Se invece volete seguirmi in live su Twitch mi trovate all'indirizzo twitch.tv/dangerisk e lì tutta la mia programmazione e le info utili nel box informazioni. Ok, allora iniziamo questo video. Mi sono segnato qua un po' di appunti, infatti ve li leggerò per sintetizzare il più possibile, arrivare al succo della questione. Si è parlato tanto del VoIP, a quanto pare Nikita ha detto che il VoIP sarà qualcosa che verrà preso molto seriamente, facendo attenzione proprio anche al comportamento degli utenti che potrebbero subire, in caso di utilizzo malevolo, sia il ban dal punto di vista audio che il ban proprio dell'account, se dovesse danneggiare anche la vita delle altre persone, mettendo quindi tossicità all'interno del gioco. La 12.11.5 come patch verrà rilasciata su un TM e conterrà una varia quantità di bug fix del gioco. A quanto pare invece per Unity 2019 ci sarà ancora da aspettare parecchio, questo perché hanno problemi nell'implementazione e vogliono che il passaggio sia il più smooth possibile, quindi il più liscio possibile ed esente da bug, ma a quanto pare i problemi del Covid non sono terminati in Russia e questa cosa ha rallentato tantissimo i lavori. Purtroppo a causa dei costi e della quantità diciamo di risorse da impiegare, molte delle features hardcore che volevano inserire inizialmente verranno tagliate fuori dal gioco in toto e non sappiamo esattamente a cosa si riferiscono, magari che so, alla rianimazione, alla possibilità di trascinare i propri compagni, non lo sappiamo, però Nikita ha parlato del fatto che molte di queste feature verranno tagliate proprio per una questione di costi. Si è parlato della tossicità della community, purtroppo la community di Tarkov con la crescita è diventata anche molto tossica e questa cosa si ripercuote anche nei comportamenti verso gli sviluppatori, minacce di morte, insulti continui, impossibilità di comprendere a tutti gli effetti quali siano feedback costruttivi e quali no. Quindi questa cosa porterà il comportamento di BSG ad allontanarsi un po' dalla community e quindi a costruire una sorta di corridoio di feedback un po' più strutturato. BSG vuole allontanare i cheaters in toto, ma dicono anche che questo è un grosso problema, perché più Battle Eye viene arricchito dal punto di vista diciamo della libreria di cheat da combattere, più i cheat diventano difficili e complessi da scovare. Quello che vogliono fare adesso è concentrarsi interamente sul gioco, lasciando proprio a Battle Eye il compito invece di identificare i cheats. A quanto pare, secondo BSG, il fatto di rimanere in vita con la testa o il busto nero è un bug, perché in realtà bisognerebbe comunque morire, cioè una volta raggiunto il colore nero si muore, quindi verrà corretto in futuro. Vogliono che in futuro i boss siano davvero difficili, cioè che diventino proprio dei Terminator, e hanno ammesso il fatto che in alcuni raid quando troviamo dei boss veramente stupidi quello è proprio un problema del gioco e verrà corretto. Vogliono quindi che i boss abbiano un tipo di difficoltà decisamente definito e che sconfiggerli sia un premio, cioè che quindi ecco una volta uccisi sia proprio una sorta di finalmente l'ho ucciso, ora mi godo il premio. Gli sviluppatori hanno anche detto che una delle loro cose preferite è quella di mettere all'interno del gioco features non dichiarate o armi non annunciate, così da vedere la reazione degli giocatori. A quanto pare questo non piacerà a molti, il piano futuro è quello di muovere tutto su un'economia dinamica al 100% guidata dai player. Ahia. Per la mappa Lighthouse ci saranno delle nuove features, ne abbiamo già parlato in passato, ma a quanto pare alcune di queste features verranno inserite o tolte anche in base al feedback della community. Non si è capito bene in che direzione si voglia andare, ma a quanto pare la questione di rendere Lighthouse una mappa con delle novità è importante. Riguardo al futuro del gioco, Nikita ha parlato di varie novità importanti che verranno inserite, quindi tra le cose già annunciate come il VoIP ad esempio, ha parlato anche dell'utilizzo della radio, qualcosa che appunto venne accennata tanto tempo fa, i drop in game che potranno essere ottenuti sia su richiesta che random sulla mappa, e ha parlato anche di una cosa di cui forse non doveva accennare, cioè le infiltrazioni, cioè quindi la possibilità di inserirsi all'interno dei raid oppure le modalità con cui potremmo infilarci all'interno dei raid. Questo potrebbe voler dire qualcosa anche relativo al passaggio da mappa in mappa e quindi capire come questa cosa verrà gestita all'interno del gioco, ma glissato subito perché probabilmente ha proprio citato qualcosa di cui non doveva parlare. Ed ecco quindi un super riassunto di quelle che sono state, cos'era, un'ora e qualcosa della live di Veritas sul podcast. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, quali aspettative avete riguardo Tarkov per il futuro. Grazie ancora del vostro tempo qui signori, io come al solito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, lasciate un like a questo video e se volete supportarmi direttamente trovate tutto qua sotto nella descrizione. Grazie ancora del vostro tempo signori e noi ci vediamo sul campo.